Quarta stagione. Sì, ciao. Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi vi dico le 6 serie TV Netflix che vorrei assolutamente recuperare entro settembre, perché a settembre, ottobre, si sa che iniziano sempre le nuove stagioni di tutte le serie TV che io seguo. Quindi prima le guardo, meglio è. Allora, prima serie TV che vorrei vedere assolutamente è, se non ti avessi conosciuta, una serie TV catalana del 2019. Io credo che la vedrò in lingua originale perché a me piace tantissimo lo spagnolo, il loro accento è bellissimo. Io tutte le serie TV spagnole le ho viste in lingua originale perché mi piace troppissimo. E questo, niente, cioè questo è il motivo principale perché vorrei vederla. No, in realtà anche un po' la trama mi intriga così colà. Proviamo a vederla. Poi è una stagione sola, mi sembra, quindi anche abbastanza breve. E questo. La seconda, The Umbrella Academy. Questa volta ci troviamo negli Stati Uniti, sempre nel 2019. E ho sentito pareri positivi su questa serie. Tutti ne parlano e ne parlano anche bene. Quindi ho pensato magari è la serie TV giusta da vedere. Poi anche questo credo sia abbastanza breve, non so di preciso quante stagioni siano o quant'altro, però comunque devo assolutamente recuperarla perché ne parlano tutti benissimo. La terza, Russian Doll, sempre negli Stati Uniti, sempre 2019. Anche di questa serie ho letto tantissime recensioni positive. In realtà volevo iniziarla troppo tempo fa, poi ho cambiato idea, non so perché. E adesso, siccome ne parlano ancora, ho deciso di volerla recuperare. Però vedremo, forse recupero prima altro e poi questa, però comunque entro quest'estate vorrei vederla. Quarta serie, Hill House, sempre USA, sempre 2019, ma quanto sono brava a scovare serie TV del 2019, sono troppo brava, soprattutto quelle statunitensi. E anche su questo ho letto recensioni positive, ma vorrei vederla principalmente perché è horror. Io quest'anno mi sono prefissata di voler leggere horror e guardare film e serie TV horror, quindi diciamo che questo è il motivo principale per cui vorrei guardare questa serie. E basta, in realtà questo è il motivo principale. Poi vedremo se mi può interessare realmente guardando magari la prima puntata. Vedremo, ma così come tutte le altre serie TV che ho citato e che sto per citare. Quinta serie TV, The Protector, questa volta però del 2018 e dalla Turchia. A me interessa tantissimo, come lo spagnolo, sentire il turco, perché in realtà non ho molta familiarità con il turco, però mi piacerebbe semplicemente sentirlo parlare, perché non so, mi interessa sentir parlare turco. Ovviamente non credo che lo imparerò solo grazie alla serie TV, ma qualsiasi altra lingua, e non ho interesse neanche a impararlo, in realtà al momento no, però chissà, magari potrebbe in futuro, però non facciamo queste premesse e poi mi vengono le pippe mentali, i problemi che devo parlare turco, per favore, vi chiedo. Grazie. E niente, questo vorrei recuperarla, sarà una delle prime che vorrei vedere e boh, vedremo se potrebbe essere interessante. Sesta e ultima, una serie di sfortunati eventi che è andata in onda negli Stati Uniti dal 2017 al 2019 e vorrei leggere in realtà i primi libri, anche se sono 11 tipo 13, non mi ricordo, comunque sono molto brevi e vorrei leggerli in inglese e poi vedere la serie TV perché ho sentito pareri positivissimi, anche se non è una serie per grandi di 21 anni. Però diciamo che è per più bambini, diciamo, un target più basso rispetto alla mia età, però mi interessa lo stesso vederla perché comunque tutti ne parlano bene, non solo ragazzini di 11-12 anni, ma anche miei coetanei o persone anche più grandi di me,
Quindi questo è il motivo per cui voglio vedere questa serie e devo assolutamente vedere. Bene, questo video è finito. Lasciate un like se vi è piaciuto, lasciatemi nei commenti i vostri consigli, cosa dovrei vedere secondo voi, se avete visto una di queste sei serie TV, se mi consigliate di vedere prima una rispetto all'altra, oppure consigliatemi un'altra serie TV che non c'entra assolutamente niente, ma che comunque vi è piaciuta. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!